Vediamo però a Mario, perché io dico, Mario l'ha conosciuto da Andrea così e ci si è trovato di fronte. Magari aveva un'idea, dice, ma guarda ora questo, mi tocca andare a questo. Raccontaci qualcosa. È stato un bel onore anche conoscere Claudio Amelighi, perché Claudio Amelighi a Grosseto chi non lo conosce? Però c'è chi lo conosce perché ne ha sentito parlare e chi lo conosce perché realmente lo conosceva Paolo piuttosto che altre persone. Io sono passato dalla prima parte alla seconda, nel senso che inizialmente lo conoscevo come lo conosceva la maggior parte dei grossetani, quindi era Claudio Amelighi, tutti sapevano che era un pittore, che era una persona comunque stravagante e quant'altro, però non lo conoscevo personalmente. Mi sono imbattuto in Claudio, diciamo per caso, nel senso che da un rapporto iniziato con l'editrice Innocenti mi fu proposta la scrittura di questa biografia. Mi ricordo benissimo che Mario Innocenti mi propose questa cosa e mi disse: ma te la senti di scriverlo? E io inizialmente gli sposi, ma in effetti io non ho mai scritto veramente un libro, gli dissi, ho la passione della scrittura però, per cui ci provo. E lui mi disse, no, ma al di là di questo te la senti, perché Claudio è una persona particolare, non è facile entrarci in sintonia a tal punto da riuscire a scrivere la biografia. E gli dissi, ci proviamo, gli dissi, io non è che ho problemi di questo genere, quindi va bene. E devo dire che la sintonia c'è stata da subito, fondamentalmente ho iniziato ad andare, non so perché se metto qui, sono troppo vicino, non metto i titoli, ok, ho iniziato ad andare a casa sua, insomma facevamo un po' di interviste eccetera, quindi io raccoglievo questo materiale e iniziai a buttare giù qualche bozza, però non gliel'avevo ancora portata. Dopo 3 o 4 interviste mi disse, ascolta, ma io chiacchiero, ma Dio, ma cosa oppure no? E allora gli dissi sì, guarda, ho buttato giù qualcosa, gli portai le prime pagine e fu contento. Mario Innocenti era entusiasta, Claudio mi disse sì, qualcosa non cambiato, comunque mi piace. E da lì, piano piano, a forza di interviste, scrivere, visionare le foto, eccetera, eccetera, è venuto fuori questo libro di cui Claudio stesso, per quello che so io, insomma, era veramente molto, molto contento. Devo dire che conoscere Claudio è stata una gran bella esperienza. A me è capitato di scrivere altre biografie, una tra l'altro di Fausto Perfetti, che è venuto a mancare proprio 15 giorni fa, insomma poco fa, e con quell'occasione insomma per magari invitarvi, ecco, a fare un applauso, perché è stato anche lui un personaggio particolare ed è giusto secondo me tributargli da questa cosa. Claudio era sicuramente una persona particolare, ma io direi in positivo, nel senso che intanto lo riconosco come persona che, come diceva Paolo, cioè in certi anni affrontare certe situazioni, avere il coraggio di affrontare certe situazioni, credo che sia stata una cosa molto difficile. Oggigiorno siamo molto abituati a vivere, tra virgolette, facilmente nel conformismo. E oggigiorno anche certe condizioni fanno anche molto meno scalpore e hanno molto meno peso di quanto non ne avevano 60 anni fa o giù di lì. Per cui a Claudio gli va veramente tributato un riconoscimento da questo punto di vista. Naturalmente poi gli va tributato un riconoscimento artistico, perché veramente i suoi quadri avevano uno spessore, non sono di fatto un esperto d'arte, insomma, però ricordo l'emozione di vedere quei quadri quando andavo a casa sua e magari guardavamo, insomma, mi portava nel piccolo studio, c'erano dei quadri veramente che toglievano il fiato, onestamente, dalla forza che avevano, dall'impatto che avevano sull'osservatore. Ecco, credo che sia stata veramente una delle più belle esperienze della mia vita, devo dire, scrivere questo libro. Voglio fare solo una nota e poi mi zitto sul discorso del titolo del libro, perché secondo me racchiude molto il personaggio di Claudio Amelighi, Oro e Veleno, perché volevamo, l'idea mia
era perché lui all'inizio subito mi disse: ma come lo chiamiamo questo libro? Intanto scriviamolo, poi vediamo quello che viene fuori e si decide. E quando arriviamo al fondo, insomma, disse: vabbè, ora me lo dai sto titolo oppure no? Allora gli dissi: guarda, io farei un titolo che raccoglie qualcosa del contrasto anche, no, rispetto al tuo personaggio, eccetera. Mi sarei buttato giù qualcosa tipo vino e veleno. Lui mi disse: ma vino e veleno sembra un libro di ricette di cucina. Allora gli dissi: vabbè, allora potremmo provare con oro e veleno, perché l'oro è oltre a rappresentare il bello e il prezioso, era anche uno degli elementi che lui usava molto nei suoi quadri. Il veleno, perché comunque il tuo carattere spigoloso a un certo punto di vista può essere rappresentato così. E allora nacque, mi piacque, insomma, nacque l'idea di questo titolo, e secondo me è molto rappresentativo di Claudio, ecco. Grazie.